Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amalle e come vedete sono riccia. Faccio parte del mondo delle ricce, il riccio afro. Io adoro i miei capelli, adoro i capelli ricci. Nel corso degli anni, anzi all'inizio non mi piacevano tanto, ma nel corso degli anni ho imparato ad amarli, ho imparato ad apprezzarli e ho imparato anche i trattamenti, come trattarli, come idratarli. Io l'ho sempre voluti un po' voluminosi e quindi nel corso degli anni ho imparato delle tecniche per avere i capelli ricci. Dunque, uno dei strumenti che io utilizzo che mi hanno cambiato la vita è questo coso qua. L'ho pagato 1,50 euro qua al Mercadona. Come si usa? Semplice, lo dovete impiccare dentro e muoverlo. Muovetelo bene 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 dentro i capelli, perché se volete i capelli voluminosi come i miei, io ve lo consiglio tantissimo, perché questo coso qua funziona molto meglio questo che le dita. Tante persone ti dicono: ah no, muovi solamente con le dita così. Muovendolo solo con le dita non è abbastanza, perché questo qua arriva dove non arrivano le dita, quindi va bene. Detta così non è proprio il massimo. Comunque vi consiglio questo strumentino qua che vi cambierà la vita. Se volete i capelli così voluminosi, avere questo effetto gonfio che io adoro. La prossima volta vi faccio vedere come taglio i miei capelli, perché io taglio i miei capelli a casa. Non vado dal parrucchiere. L'ultima volta che sono andata sono passati più di 6 anni, mi ha distrutto i capelli, ci ha voluto degli anni, ci hanno voluto degli anni per poter tornare ad avere la forma che voglio io, me l'ha distrutti. Quindi da lì io ho chiuso proprio con i parrucchieri, non mi fido di nessuno. Mi dispiace se saranno dei parrucchieri che sono bravissimi, sanno trattare bene i capelli ricci, ma io preferisco evitare. E comunque per idratare i miei capelli io uso delle maschere. Ogni volta che devo lavarli uso la maschera per la notte, oppure se non ho voglia o non ho abbastanza tempo, non ci ho pensato, lo applico ad esempio almeno un paio d'ore prima di lavarli. Io questa volta questa volta l'ho applicata tutta la notte la maschera, e quindi anzi vi faccio vedere la maschera che ho fatto ieri sera, ma vi faccio vedere anche un'altra maschera che ho utilizzato la settimana scorsa che mi sono dimenticata di fare il video. Anzi, non è che sono dimenticata, volevo fare il video, ma mi sembrava una maschera sola poco. Comunque, per avere i capelli così voluminosi, il consiglio che posso darvi è quello: quando lavate i capelli, dovete idratare solo le punta, non la radice, perché se idratate la radice, la ciocca viene perfetta, sì, però scende. Caro, non ti dà il volume che volete, il volume che vi dà quell'effetto wow, effetto afro. Comunque, io la mia tecnica è questa: utilizzare oli, utilizzare idratazione, utilizzare le creme, utilizzare i balsami, però solamente nelle punte. Alla radice uso il balsamo solo quando lavo i capelli e quando metto il balsamo sotto la doccia, sciacquo benissimo i capelli, li sciacquo tanto tanto tanto, perché se la parte della radice è troppo idratata, come vi ho detto, il riccio viene perfetto, però cade, si divide e a me proprio sinceramente non mi piace. Comunque, vi lascio al video tutorial come preparo i miei capelli, come metto la maschera e soprattutto come asciugo i miei capelli. A dopo. Prima di tutto aggiungo una tisana che ho fatto l'altro giorno per fare i vapori per la pulizia del viso e mi ha avanzato, quindi ne sono approfittata e ho fatto la maschera per i capelli. E ho aggiunto un pochettino di latte di cocco, quel pochissimo che mi è rimasto. Aggiungo vitamina C, perché la vitamina C sapete benissimo che ci fa benissimo al viso, alla pelle, alla nostra pelle, ci va benissimo ai capelli, ma anche il cuoio capelluto, perché tante volte lo dimentichiamo, anzi non tante volte, spesso, con la maggior parte del tempo, perché curiamo i nostri capelli se sono secchi, sono grassi, e li trattiamo con le varie maschere, però il cuoio capelluto lo dimentichiamo più che altro spesso. Comunque aggiungo qualche goccia di olio di lino e
niente, se non avete l'olio di lino potete utilizzare l'olio di argano, oppure se avete l'olio di semi anche quello va benissimo. Aggiungo qualche goccia di olio di avocado, che è super 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 idratante. E adesso andiamo di amido di mais, se avete l'amido di mais o avete l'amido di... io ho l'amido di riso, o di mais o di riso, anche se io preferisco sinceramente il riso bollito con la propria acqua e il proprio riso, solo che era già tardi, quindi ho detto ma sì dai, c'ho l'amido di riso, uso quello. E adesso aggiungo altri 2 cucchiai di balsamo per i capelli, semplice balsamo classico, un barattolone. Questo qua l'ho pagato 2 euro, 1,99 euro l'ho pagato, un barattolone enorme. Come sapete, con i capelli ricci abbiamo bisogno di tanto 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 balsamo, tanto che ho preparato questa maschera, ho detto ma sì dai, metto un paio di gocce di pigmento rosso per i capelli, così almeno nel frattempo che metto la maschera tutta la notte, allora gli do anche qualche tocco di colore. E adesso andiamo con l'applicazione della maschera su questa testa effetto paglia secca. Gli diamo un po' di tocco di idratazione. Andiamo! E niente, la lascio riposare tutta la notte e domani mi lavo i capelli. Ho voluto condividere con voi anche la maschera che avevo fatto la settimana scorsa. Questa maschera ha pochi ingredienti ma super 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 idratazione. Mettiamo un uovo, qualche goccia di olio extravergine, un po' di latte di cocco che io lo infilo dappertutto nelle maschere per il viso, per i capelli, soprattutto per i capelli, lo uso tantissimo. Adesso una fetta di avocado, che è veramente super 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 idratante per i capelli. Proprio ho fatto una maschera, una mescola di cose super idratanti: l'olio extravergine, l'avocado, latte di cocco e l'uovo. Ho frullato il tutto e voilà, la nostra maschera, guarda che fantastica. Thank you.
parte del video tutorial, spero che vi è piaciuto. Io praticamente tutte le volte che lavo i capelli li lavo in questo modo, perché soprattutto adesso che fa caldo non li asciugo assolutamente col phon, li asciugo a naturale, perché lavo i capelli al mattino, porto la mia bambina Cali, la porto a fare la passeggiata. Tornando già si cominciano ad asciugare e aspetto finché si asciugano, dopodiché uso questo. Perché se lo usate prima, quando avete ancora i capelli bagnati, separate troppo le ciocche dentro e quindi il riccio viene uno schifo. Già provato anche quello. Comunque, spero che vi è piaciuto il mio video tutorial, spero che vi è piaciuto il video. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e soprattutto attivate il campanellino, così sarete sempre aggiornati sui miei nuovi video. E niente, bella gente, alla prossima, ciao!